per la Pasqua c'è il sangue della circoncisione, il sangue dell'agnello, il sangue di Isacco, il sangue del martirio, il sangue di Chalosette, se non so se si pronuncia così, e il sangue di Tecufani, il sangue della lebbra e il, qua non è il sangue ma piuttosto l'acqua degli infanticidi. Vediamo un po' questi dettagli che per me sono interessantissimi e poi cerco di concludere. Mi dica quando mancano 10 minuti, mi avverte, eh? Ecco. Allora, il sangue della circoncisione. La Bibbia ci dice che la circoncisione fu istituita da Dio con il profeta Abramo, molto prima di Mosè. Invece, per la tradizione rabbinica di quei tempi, in quel luogo, la circoncisione fu istituita in quella Pasqua, quando passò l'angelo sterminatore. Quindi il sangue della circoncisione nei riti pasquali, nella tradizione, nella cultura pasquale, interpretata come un sacrificio magico ed esorcistico, così dice Toaf, fa parte pienamente del rito pasquale così come visto da loro. Infatti l'angelo sterminatore non è visto come un angelo di Dio, ma una sorta di demone, un qualcosa di pericoloso, naturalmente stermina. E quindi questo sangue della circoncisione allontana questi spiriti maligni ed è un vero sacrificio che corrisponde a un sacrificio celeste. Per il libro, quindi, la circoncisione ha un doppio ha questo senso di salvare gli ebrei. E l'agnello pasquale? Per la Bibbia l'agnello pasquale è veramente il centro del rito della Pasqua. Non si parla della circoncisione. È una deformazione mettere la circoncisione. Invece, ecco che la circoncisione ha il rito, il valore preminente, benefico. E l'agnello che rito ha? Mentre l'agnello pasquale nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è centrale, nella tradizione ascenazita di quei tempi diventa una cosa del tutto diversa. L'agnello ha un simbolo negativo, è l'agnello del male. Notate che nel cristianesimo, tutto il cristianesimo si centra su Gesù, l'agnello di Dio, la vittima immolata. E quindi c'è un ribaltamento spaventoso, per cui l'agnello dei profeti, anche Isaia che paragona Gesù, questo lo dico io, non tu, perché sono cristiano evidentemente, quindi l'agnello non è più visto come positivo, ma un agnello del male che, essendo scannato, un po' come il capro espiatorio, prende di sé il peccato e attira la giustizia di Dio sugli egiziani, i nemici del popolo ebraico. Anche lì l'Egitto significa anche i cristiani, che sono gli attuali nemici. Gli egiziani non lo erano più, Amalek non lo era più, Aman non lo era più. I nemici, che per loro erano fonte di persecuzione, erano i cristiani. Bene. Quindi, quando l'agnello viene scannato in terra nella Pasqua, viene scannato l'agnello del male in cielo da Dio. Ottiene quindi di immolare praticamente tutti coloro che sono responsabili delle persecuzioni, delle sofferenze degli ebrei. E questo sacrificio celeste e terrestre avvicina, approssima la redenzione finale, la salvezza, la venuta del Messia, che sarà preceduta dalla distruzione di tutti i regni cristiani. Questo lo dice Toaf, non lo dico io. Capitolo 9. Non ve lo posso leggere tutto, sarebbe tutto da leggere. Questa è la cosa più interessante. L'agnello di Isacco, cioè il sacrificio di Isacco. Nella copertina c'è Abramo che sacrifica Isacco. Come voi sapete, è per i cristiani un simbolo del sacrificio di Gesù, che il Padre offre in sacrificio, però è che si offre in sacrificio al Padre. Nella Bibbia noi vediamo però che Abramo, che deve sacrificare il figlio unico Isacco, non lo sacrifica. All'ultimo momento Dio lo ferma e sostituisce Isacco con il sacrificio di un animale. Tuaf ci spiega, io non lo sapevo, sinceramente non lo sapevo, e ci dà i testi rabbinici, che in realtà, secondo loro, Abramo sacrificò veramente Isacco, lo uccise e non fece nulla di male, fece sacrificio gradito a Dio. Allora com'è possibile, visto che da Isacco discendono tutti gli ebrei? Com'è possibile? Secondo loro Isacco, morto e bruciato sull'olocausto,
fu però risuscitato da Dio. E poi Abramo piamente avrebbe voluto immolarlo di nuovo e nuovamente ritualmente. Anche questo ci fa capire come quindi la proiezione, le due prove di Torini, quindi il divieto di assumere il sangue, il divieto di uccidere, specialmente nella Pasqua, diventano assolutamente nulli se il patriarca viene considerato pio perché ha ritualmente ucciso il proprio bambino, il proprio figlio. Poi c'è il martirio. Allora, come vi ho detto, c'è quel tema che abbiamo visto prima. Gli ebrei, commemorando i loro padri perseguitati che fuggono d'Egitto, si immedesimano in tutti coloro che sono perseguitati, che hanno santificato il nome di Dio, offrendo magari anche i propri figli in sacrificio, in espiazione. Di più, le gelosie che cosa sono? Sono dei dolci che sono nella mensa di Pasqua. Questi dolci, e Stoaf è un esperto di culinaria ebraica, simbolizzano il sangue versato. Quindi anche questo sangue è sempre presente, ed è presente nelle coppe di vino che devono essere bevute. E tekufa che cos'è? Se non mi sbaglio, è il cambiamento delle stagioni. Delle tradizioni folcloriche ebraiche attestate dicono che, siccome la piaga d'Egitto, la prima piaga d'Egitto, l'ultima è lo sterminatore, il sangue, e la prima è le acque d'Egitto che si trasformano in sangue, per cui gli egiziani non possono più bere. Ebbene, secondo le loro tradizioni attestate anche lì con citazioni ampie, che cosa risulta? Che secondo gli ebrei di quel tempo, durante 4 stagioni con le corrispondenti feste ebraiche, una delle quali era la Pasqua, tutte le acque potabili diventavano di sangue e diventavano imbevibili. Per evitare ciò bisognava fare dei sacrifici, dei riti propiziatori. E Toaf dice, non io, che non è un caso che tutti questi bambini, quasi tutti questi bambini, vittime di omicidi rituali, vengono trovati nell'acqua. È l'acqua di